Il 12 novembre Cancelletto Rosy Abate è tornata ad occupare i palinsesti televisivi di Canale 5, facendo registrare ascolti da capogiro per ogni puntata, visto che circa 4.800.000 persone seguono appassionatamente nel weekend le gesta dell'Abate. Molti, sin dalle prime puntate, si sono però accorti di una clamorosa assenza, quella di Cancelletto Marco Bocci, ovvero l'attore che ha interpretato il ruolo 501 Domenico Calcaterra. Arrivati ormai al termine della prima stagione, molti si continuano a chiedere come mai Marco Bocci non sia stato inserito nel cast dalla produzione del programma targato TO2 e se lo stesso potrebbe essere presente nelle successive stagioni. L'ultima apparizione di Marco Bocci in Squadra Antimafia. Marco Bocci in Squadra Antimafia, Palermo. Oggi Domenico Calcaterra è uno degli attori italiani più apprezzati sul piccolo schermo, ed il merito va anche alla fiction Squadra Antimafia che l'ha consacrato definitivamente al grande pubblico, dopo che quest'ultimo aveva avuto modo di apprezzarlo in altri film e fiction vari. Nella fiction con Rosy Abate, Vivi, i telespettatori lo ricordano ancora rinchiuso in un ospedale psichiatrico di Catania e questa è infatti l'ultima apparizione di Calcaterra nella fiction televisiva di successo. E adesso? Che fine ha fatto l'uomo che ha mandato in visibilio milioni di donne incollate al televisore? Rosy Abate senza Marco Bocci. Domenico Calcaterra ha abbandonato la sua Rosy, che nel frattempo si è rifatta una vita, in un primo momento lontano dalla mafia, salvo poi ritornare in Affari Loschi successivamente alla scoperta che le ha stravolto i progetti, ovvero il ritrovamento del piccolo Leonardino, ma un altro particolare fa capire che non c'è praticamente nessuna speranza per i fan di Bocci di ritrovarlo nella fiction. Il motivo principale per cui Marco Bocci non ha presenziato nella nuova fiction Rosy Abate la serie risulta infatti essere dovuto alla partecipazione dello stesso alla fiction solo. Le riprese di quest'ultima sono iniziate il 21 settembre 2017, pertanto è ipotizzabile poter rivedere il compagno nella fiction di Rosalia 2018 inoltrato. Ricco di impegni lavorativi il presente, ma anche il futuro dell'attore, ha sempre